sbagliato sito. Questa è proprio Radio Bau. Bau. Ciao a tutti da Dario Desi di Radio Monte Carlo, ma ospite di Radio Bau & Company, perché c'è un incontro molto importante con un grandissimo artista italiano, Valerio Scanu. Benvenuto a Radio Bau. Ciao. Ciao. E non sei solo, perché sei circondato da delle ragazze fortunate, perché sono state selezionate appositamente per questo incontro. E allora iniziamo subito. Chi inizia? Tu inizi? So che vi siete preparate delle domande. Sì. Intanto no, una la faccio io. Come sta Miranda? Miranda sta bene. Beh, spieghiamo che tu, insomma, sei ospite di Radio Bau, anche no, perché sei un amante. Spieghiamo chi è Miranda. E spieghiamo chi è Miranda, appunto. Sì, la mia cagnolina. La tua cagnolina, sì. Sta bene. Sì. E invece iniziamo con questa serie di domande con, presentati. Io sono Giusy e volevo chiedere a Valerio se ha intenzione di incidere o comunque di girare il video di Due Stelle. No. No, secco, no, nel okay. senso che no, non è adesso inizia il tour, è uscito qua da poco come singolo, ecco, in rotazione radiofonica. No, però il video non lo giro. Non è ancora nei progetti, no. Insomma. Vabbè. Va bene. Soddisfatta? Speravi sì. Nel video? Allora, poi passiamo invece alla biondissima. Sì. Chi sei? Mi chiamo Ilaria. Ilaria? E volevo chiederti, insomma, se hai qualche iniziativa per indurre la gente a non abbandonare gli animali. Guarda, iniziative proprio, cioè per il momento no. Però io sono del parere che una persona, se non può comunque mantenere un animale, che sia un cane, che sia un gatto, che sia qualsiasi animale, non se lo deve neanche prendere. Per cui l'iniziativa sarebbe... No, mi stava uscendo una battuta cattiva verso queste persone. Ecco. In effetti, scusa. Dare la caccia all'animale. C'è un po' una tendenza, ultimamente vedo tante persone, è scoppiato un po' il boom, no? del cane. Sì. Anche vedo delle reazioni da parte di certe persone che magari non dovrebbero avere il cane. Ma vedo che se ne parla comunque tanto, e quindi parlandosene tanto, gli psicopatici che comunque prendono queste, insomma, queste idee malate. Ecco, se magari succede che se ne parla tanto, ecco, di questi che abbandonano i cani, poi a ruota gli psicopatici continuano a fare questa cosa. Magari li prendono appositamente per poi abbandonarli, o per, come abbiamo visto più volte su YouTube, a buttarli dai ponti, sì, menarli. Ma pensiamo a cose positive. Allora, la prossima domanda chi la fa? Sono Diana. Ciao. Volevo Diana. Chiederle se non pensa che in Italia ci siano ancora poche strutture che accolgono animali, alberghi, ristoranti. È difficile. Beh, oddio, diciamo che sono poco documentato su questa cosa, però nei posti in cui sono andato io non ho mai avuto problemi, ecco. Tante volte è successo che io, siccome il mio cagnolino è talmente poi al primo periodo che ce l'avevo, cioè stava proprio dentro il giubbotto, è successo che io sia andato in alcuni ristoranti con lei nel giubbotto nascosto, e poi quando magari ad un certo punto tirava fuori la testa, che si girava il cameriere e la vedeva, diceva: ma guarda che la puoi tranquillamente tenere. Beh. È logico che poi dipende dal cane, è anche per una questione, certo, di igiene a volte che nei ristoranti non facciano entrare cani. Va bene, se non ci sono altre domande io direi di salutarci e salutare Valerio Scanu, anche perché deve fare un po' di cose proprio oggi. Cioè, se a qualcuno è venuto in mente qualcos'altro, approfittatene. Lo spazio per un'altra domandina ce l'abbiamo. Lei deve chiedere qualcosa, sì. Si vedeva la faccia. Katie? No. Lei deve fare i provini per amici. Sì. Dai, un consiglio, sicuramente qualcuno vorrà fare la tua strada, cioè percorrere la tua strada a partire dal talent show, da amici. E... Ma farlo per passione. Come, ecco. Come farsi prendere. Come farsi prendere. andare là e cantare, ecco, senza andare là per magari trovare appigli per discutere, anche provini, perché io ne ho visti tanti, ecco, gente che... comunque cercava di fare già casini durante i provini, comunque per arrivare comunque sì. In qualche modo nel mondo dello spettacolo. Io invece per esempio ero uno che stava sempre zitto, tant'è vero che gli autori pensavano avessi qualche problema, ed è vera sta cosa. E invece poi è entrato un qualcuno che ha detto che, senza sentirmi cantare, Maria appunto,
a me aveva già adocchiato, ha detto secondo me, diceva secondo me potrebbe essere interessante dalla faccia, perché io ero sempre zitto, fermo in un angolo. Beh, però conta anche insomma l'immagine. Sì. Va bene, grazie a Valerio Scanu, grazie alle ragazze e appuntamento con altri eventi come questo su Radio Bau & Company. Da Dario Desi è tutto, ciao!